rispetta a questo o quel settore, un tema generale molto delicato, ha a che vedere con la prospettiva europea, lo sviluppo delle relazioni e del contesto europeo in un passaggio così. Quindi io penso che debba prevalere la responsabilità politica, lo sforzo di tutti i governi, della Commissione, certamente in primis del governo greco, a fare di tutto per trovare una via di equilibrio e di mediazione. Ma lei pensa che comunque si arriverà ad un accordo? Io me lo auguro. Io me lo auguro. Non posso che augurarmi che anche le ore che abbiamo davanti possano aiutare a gestire passaggi che magari non si sono risolti fin qui. Io penso che noi dobbiamo tifare per una mediazione positiva, equilibrata, che tenga conto di tutti gli aspetti complessi di questa storia che si sta trascinando da troppo tempo, quindi non possiamo che augurarci questo. E dall'altra parte rassicurare sul fatto che l'Italia ha tutti gli strumenti e le condizioni per gestire questa situazione. Qui fanno fede le parole del ministro Padoan di queste ore, del Presidente del Consiglio e di tutte le persone che da tempo stanno lavorando su questo fronte. Quindi comunque l'Italia non teme un cosiddetto effetto contagio? Io sto esattamente alle riflessioni che il ministro Padoan ha fatto. Mi sembra che in queste situazioni non dobbiamo aggiungere valutazioni personali. Credo che ci sono ambiti, contesti e responsabilità che devono parlare. Lo stanno facendo in maniera molto responsabile, stiamo a questo e soprattutto lavoriamo tutti per la nostra parte a fare in modo che le prossime ore siano ore di confronto positivo, non semplicemente di presa di fotografia. Serve fotografare lo stato dell'arte, bisogna produrre degli elementi di novità. Spero tanto che ci possano essere. Grazie. Ecco, ma tornando invece al ministro topic di oggi, un'ultimissima domanda. Siccome si parla di innovazione anche oggi, ecco, su questo il governo che cosa ha in mente di fare nel breve termine? Ma io penso che l'occasione di questa mattina è un'occasione molto importante, perché più noi discutiamo insieme dell'occasione che la filiera agroalimentare dà all'Italia, più ci rendiamo conto di un punto di forza straordinario del nostro sistema, e il fatto che soprattutto dal lato del credito, della finanza, degli strumenti di sostegno all'economia reale agroalimentare italiana, più si sviluppa questa discussione meglio è, anche perché noi abbiamo dei punti di forza ancora inespressi, filiere che hanno bisogno di punti di appoggio dal lato delle risorse economiche, dei finanziamenti, del credito. Ci sono partnership strategiche da consolidare con istituti di credito, ma anche con strumenti della finanza pubblica. Penso al fondo strategico, penso al nostro istituto di sviluppo agroalimentare. Il fatto di poter organizzare un punto di lavoro questa mattina su questo tema è molto molto importante. Lo considero uno degli effetti positivi anche di Expo. Grazie. Ministro, scusi, sono grosso. Sono grosso.